Al Teatro Carlo Felice di Genova abbiamo Giorgio Panariello. Ciao Giorgio. Ciao, come stai? Bene, tutto bene. Ben ritrovato, ben ritrovato, perché insomma vengo sempre molto volentieri qua. I momenti più belli, i momenti più brutti del teatro li ho passati un po' tutti, però insomma Genova è una tappa fondamentale per me e Carlo Felice mi è sempre sembrato una promozione, devo essere sincero, perché insomma questo non è un teatro che danno a tutti, quindi è per me un immenso piacere. Poi la tua vena canterina. Certo, qua sei ispirato ad aggiungere pezzi al repertorio, no? Questo è uno spettacolo dove la musica è importante, perché intanto c'è un preziosismo dentro molto carino, c'è un personaggio che io faccio nuovo dentro lo spettacolo che è un barbone, no? Che all'inizio sembrerebbe uno di questi tratti dai romanzi di Bukowski, un po' poetico, in realtà scopriamo essere un esodato e quindi insomma assume poi il momento anche dei contorni un po' più amari, no? di quelli miei soliti, e lì c'è una cosa bellissima, c'è un omaggio che mi ha fatto, un regalo che mi ha fatto Giuliano San Giorgi e Negramaro, che ha cantato a pianoforte e voce questa canzone bellissima di Lucio Dalla, Piazza Grande, perché insomma che rappresenta proprio tutto quello che volevo dire, e quindi insomma sono contento. Poi sono altri momenti canterini, come dici tu. Noi con le accise sulla benzina paghiamo ancora per la crisi del canale di Suez del 59, che a noi italiani il canale di Suez ci fa un comodo. C'è un pedalò, dove si va? Passiamo. In mezzo a voi è uno spettacolo appunto in cui parte del pubblico è sul palco insieme a te. Quanto ti piace il contatto col pubblico? Io In mezzo a voi è il titolo ideale per chi come me in questo momento ha assolutamente bisogno del contatto col pubblico. Noi la televisione la facciamo perché insomma non si può prescindere dalla televisione, è quella che ci dà successo e anche quella, il motivo per cui io sono qua e c'è gente poi che verrà a vedermi, insomma, quindi la televisione è fondamentale. Però quando posso, la mia disintossicazione è andare fra la gente e quindi averla davanti, mi piaceva anche averla intorno, e quasi come se fossi sommerso dalla gente, no? E quindi sai, in un teatro così grande magari l'effetto è meno, ma in teatri più piccoli, quando ce l'ho tutti intorno, la gente davanti, sembra proprio di essere in un salotto di casa, e quindi questa è la sensazione, mi piace molto, perché il contatto col pubblico per me è fondamentale. Ma te le pigli le battute o no? Perché mi guardi un po' spenso. Sei italiana? Questo spettacolo è fatto meno di personaggi e molto più di Panariello uomo. Esatto, sì, è molto più Giorgio, diciamo, che Panariello, perché il Panariello solito, quello che si conosce, quei poi Panariello non esiste, no? Panariello non esiste, no? L'ho già detto altre volte, quindi in effetti non c'è. C'è un Giorgio in questo spettacolo, in particolar modo, che si racconta il disagio di un uomo di mezza età che deve mettersi al pari con i giovani e con le nuove comunicazioni, quindi imparare a usare un social network, entrare in internet. E ho scoperto, anche se all'inizio devo dire ero un po', madonna, adesso che faccio, mi metto a 50 anni, non volevo neanche, ma poi entrando in rete mi sono accorto invece che poteva essere fonte di ispirazione, e oltre ai personaggi che insomma mi hanno ispirato la rete, ci sono anche dei momenti in cui io prendo delle cose dalla rete, le faccio vedere e sono veramente esilaranti. Questo per tutta la vita si finge paralitico, poi viene a sapere che c'è un'indagine su di lui, allora dice, sai che vo a Lourdes, faccio finta di avere un miracolo e siamo a posto. Solo che quel giorno lì pioveva, sicché nel mentre che lui si è alzato per dire miracolo, è scivolato e l'hanno rimesso sulla sedia a rotelle. Guarda che
Io se la Madonna appare o non appare non lo so, ma che un Dio esiste e se no la certezza. È nato proprio da lì, perché insomma io ho dovuto poi aprire Facebook, ho dovuto aprire Twitter, insomma è chiaro, per stare in contatto. Se no, lo usi tantissimo. Lo uso tantissimo, non sono proprio uno tutti i giorni, però lo uso spesso, spesso quando ho delle cose carine da dire eccetera. Io ho chiesto la collaborazione dei social network, infatti a tutti quelli che mi seguono ho chiesto, per esempio, non so, qual era il manifesto che gli piaceva vedere mentre scrivevamo con gli autori, quali erano i personaggi che avrebbero voluto vedere sul palcoscenico. Ho chiesto, per esempio, che ne so, su alcuni argomenti che cosa ne pensavano loro. Insomma, c'è stata una collaborazione anche dei social network, quindi ho in omaggio messo la chiocciolina nel titolo. Sì, al Carlo Pisi! E volevo stasera farvi ascoltare, naturalmente esprimendo il fiato che si sofferma su una corda vocale per poi svolazzare attraverso l'ugola e si intrinseca quasi come un fantasma nei polmoni e si scatena sta cosa che... Ormai un panariello che oltre a far ridere sa fare anche riflettere, e anche parecchio. Questa è la stagione della maturità? Sì, no, diciamo che questa è la stagione del cambio, assolutamente. Questo è uno spettacolo che rappresenta il mio cambio indiscusso, nel senso proprio anch'io come uomo mi sento più di cambiare, andare un po' meno alla ricerca delle maschere, un po' di più a guardarmi dentro, a tirar fuori delle cose che ho dentro e che spesso per un po' timidezza, un po' perché non è il mio mestiere quello di andare, non è mai stato, almeno credevo non fosse il mio mestiere quello di andare a sfrugugliare nella politica, nelle cose, però mi sono reso conto invece che è importante. È importante perché riuscire a sdrammatizzare una situazione come questa, a vedere la politica e il sociale sotto altri occhi e magari farci una risata sopra, è terapeutico per me e per la gente. Grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci, ciao.